Ancora una volta davanti allo specchio, come una volta, come sempre. E ancora una volta mi viene una voglia fottuta di penetrarlo e attraversarlo come Alice nel Paese delle Meraviglie. Per andare chissà dove, a cercare chissà cosa, l'altrove forse. Ah. Ci si riempie la bocca di questa parola. Fantasie, desideri, sogni. Io sono una roba viva, palpitante. Di fronte a me c'è una superficie specchiante che riflette la mia immagine. L'immagine di una donna giovane, discreto fisico, discrete forme. Pronta a tentare la scalata al successo. Adesso con le canzoni. E poi si vedrà. Quando mi guardano tutti sorridono, io sono un ninnolo, nana bambina, dice che sono la donna tascabile, sono una bambola per la vetrina, sono da occhiello, da dito mignolo, uno spilluzzo da cravattino, ma sono morbida fatta benino, ho il seno tenero, anzi il senino. E non vorrei accorgermi che sono cresciutissima, slanciata quasi altissima, valchiria formosissima. Io non vorrei che gli uomini, vedendomi, mi scoprano che da lezioso ninnolo, tirando il labbro in su, il canto che la prosa. La canzone è più difficile, i recital sono molto più impegnativi. Poi io come cantante ho fatto già la mia gavetta, le jam session con Nunzio Rotondo e Carlo Loffredo. Beh, io sono nata con la cultura del jazz, il jazz bianco mi piaceva moltissimo. L'esperienza teatrale, beh, non è stata esaltante. Visconti è un grande maestro, certo, ma era sempre ubriaco per certi suoi problemi sentimentali, insomma mi ha trattata malissimo. Un merito l'ha avuto, mi ha cambiato il cognome. Io mi chiamavo Trombetti. Trombetti. Un giorno non ce l'ha fatta più, mi ha detto, uè bella Tusa, leva sta tromba e lasciala Betty. Laura Betty, Laura Betty, Laura Betty, te capì? Ah. E allora il cinema deludente. Ho fatto un grande film, La dolce vita, Federico Fellini. Gentile, un gattone melliflo. Ma lui vuole che le attrici siano delle mucche obbedienti. Una specie di oggetti, no? Sinceramente, ridurre me ad un oggetto non se ne parla proprio. Conclusione, del cinema non me ne frega un cazzo, l'ho detto. Dunque, eccomi pronta a seguire la mia strada. Cogliendo al volo le occasioni, così, giorno per giorno, inventando un personaggio tutto a uso e consumo degli altri. Intrigante per gli intellettuali, sconcertante per il pubblico, scandalosa per i ben pensanti, ma stando ben attenta a non mostrare mai il fondo di me stessa. Io non voglio che venga fuori niente del mio essere, perché voglio tenermelo giù, tutto per me, fino in fondo. Dunque, il mio personaggio io lo invento dalla mattina alla sera. E siccome non ho i soldi per gli abiti, mi invento anche quelli. Una gonnellina nera, una calzamaglia nera, un bodino, un boa, rosso, e via andare. Unica eccezione bizzarra, un cilindro nero. Sono tutta costruita, ma da me stessa, perché soltanto in pochi dovranno conoscermi fino in fondo. Uno ce n'è che sa guardarmi dentro, al di là delle apparenze sconcertanti. Io non so fino a che punto, ma uno ce n'è.
Dunque, senza andare a scomodare Pirandello, la domanda chi sono io veramente dovrò farmela prima o poi. Io adoro stare davanti allo specchio, come facevo da bambina, quando mi guardavo crescere, aumentare il mio fisico, la mia statura. Beh, non certo molto, insomma, quello che tanto basta per una donnina attrezzata bene. Ed ogni volta mi facevo la stessa domanda. Specchio, specchio delle mie brame, ma chi è la più bella di tutto il reame? E lui... Madonna Laura, naturalmente! Altrimenti gli do uno smataflone che lo riduco in mille pezzi! Ma quale 7 anni di guai, che non sono mica superstiziosa! Certo è che gli uomini amano quelle pur vistosissime con coscia lunga, mentre che noi siamo invisibili, stiamo preso terra là sul perché, che serve spingersi su tacchi altissimi, fare ginnastica ogni mattina. Cosa mi importa di qualche centimetro, provare le anelle o il vogatore? Ci resto minima, un niente piccolissimo, una nannetta tenera, pratica dispostissima, intanto che gli uomini vedendomi non scoprano che delizioso ninnolo è certo piccolo, ma le sue cose minime sono una rarità. Dunque, eccomi davanti allo specchio e intorno a me i miei santi protettori, i miei angeli custodi, letterati, poeti, scrittori, musicisti. La Moravia, Pierpaolo, l'Arbasino, la Fortini, la Flaiano, la Parise, Umiliani, Marinelli e Nebbia. Sono la loro musa, Laura Betti, la musa dell'intelligenza italiana più celebrata. Che culata! Arrivi da un posto chiuso come Bologna e piombi a Roma, in questa città di Sodoma e Gomorra, tutta sfacciata, aperta, ma come fai a lasciarla? Sono stata contagiata e vivo alla moda de Rom, in via del Babuino, dove sono diventata la regina. È qui che ho deciso il mio destino. Piacevo agli intellettuali? E allora gli intellettuali dovevano scrivere per me. Mi sono attaccata al telefono e li ho chiamati tutti, tutti i giorni, sempre, fino a quando non mi portavano dei versi, versi nuovi, versi vecchi, beh, ma tutti ispirati assolutamente a me, al mio personaggio, a quello che fingevo di essere, alle mie storie inventate su me stessa e sugli altri, e ne inventavo di balle. Ma interessavo di più. Ho vinto le reticenze della Moravia. Gli altri poi si sono aggregati. Fortini, Flaiano l'ho messo dentro, la Mauri ha collaborato. Beh, certo, con Pierpaolo e l'Arbasino mi sono fatta anche un sacco di risate. Ho anche rotto...